sta per iniziare l'ultimo appuntamento di questa undicesima settimana dello Sbordone League, questa 25esima di edizione. Parte con Paris Saint-Germain contro il Barcellona. Paris Saint-Germain che è cambiato di nuovo, di partita in partita cambia, ed oggi ci sono altre novità. Barcellona, carico dalla vittoria di settimana scorsa contro i Golden Boys per 5-6, occupano adesso il quarto posto a 12 punti in 8 partite giocate, quindi questa è la loro ultima partita e si presentano con Pipolo. Ancora Cerbone, Pipolo, Cerbone, Pistola, Riso, finta, gol sinistro, attenzione per gol di Succillo, 1-0 Paris Saint-Germain. Da Pipolo, De Fortis, Amato, ancora Amato, Tuccillo da solo, Tuccillo per la doppietta, doppietta di Tuccillo, incredibile, 2-0. Paganini, c'è Cerboni qua, Bussola di là, ancora Riso, Riso, l'aria apre, Riso, va Tuccillo, Pipola ancora, alla Paganini, Cerbone, Pistola, arriva Pipolo, per il pareggio, parata di Paduano, Pipolo, ombra, Riso, ancora, Riso, palo, ancora ombra, può anche calciare, non se la sente, torna da Pipolo, calcia invece lui, Cerbone, ancora Cerbone, esiste Cerbone, Paganini, ancora Cerbone, Riso, ombra, ancora ombra, palla a Paganini, ombra in mezzo, Cuccaro salva, ancora poi può tentare Pipolo, lo prova Paduano in mezzo a cercare Riso, va Pistola, Cuccaro, attenzione, perde palla Riso, ancora Riso per il 2-2, Cristian Riso lanza tenta e porta, Bossi, Riso recupera, Pipolo, Cerbone, arriva Pistola, può andare Pistola in mezzo, esce Padu, la palla che non esce, ancora in mezzo, da avanzo chiude, finisce qua il primo tempo, 2-2 risultato, questo è il secondo tempo con Pipolo che calcia, ancora Riso, Pipolo, bella la palla che riesce per Riso, Padu, poi Cuccaro spazza, Lanza non va, tente porta, palla, Pipolo, Pistola, Riso, Riso, la gancia, Bussola davanti, Pistola, attenzione c'è Pipolo da solo, Pipolo, Pipolo fuori, Cerbone, calcio, Padua, attenzione Esposito, palla che va da Esposito che può affondare, va da avanzo, arriva Marco Lanza, la risposta di Tartu, in mezzo a cercare Cerbone, Cerbone, ancora Cerbone, incredibile, Riso,
Pipolo. Ancora Pipolo, va da Umbra, che va in mezzo direttamente da Cerbone. Allora non esce, bussola ancora da Cerbone, ancora Cerbone, in mezzo arriva il gol di Umbra, 3-2. Paduano, arriva bussola, attenzione, passa lanza su Umbra, in mezzo arriva il gol di Esposito. Lanza, può partire Riso, pistola, guarda la palla là, ancora pistola, indietro per Pipolo, ancora Paganini, palla per Pipolo, c'è Umbra di là, si apre un varco, Riso, e sono tre, un'altra, ancora Pipolo, la palla per Paganini, ancora Pipolo sterza, insiste, calcia e arriva il gol di Pipolo. Riso, palla in mezzo, arriva pistola, incredibile, Lanza, lancia lungo, diretta in porta, Cardone, palla di là, Umbra, ancora Umbra, passa, si lancia in velocità Umbra, terza e va da Paganini, di forza Paganini, tenta, arriva il gol di Paganini, 6-3. Marco Borrillo, sale meno lui come ha fatto, mamma mia, dai, collo qui, chi è Marco Borrillo? Siamo arrivati, uccilo a tempo. Marco, pistola ancora, si gioca sul velluto, Umbra va in mezzo, arriva Cerbone, recupera d'avanzo, si va da Lanza, la palla per Tuccillo per la tripletta, Bosticco, Cerbone, ancora Cerbone, passa, terza, insiste, Cerbone in mezzo, arriva la doppietta, ah no, bussola, segna, il 7-3, Lanza, ancora Marco, riesce a passare, tenta e porta, Lanza, 2-1, Cuccaro, errore, palla bassa, ancora Paganini si chiude, Riso, appoggia per bussola, ancora Riso, può segnare, va invece da Paganini, calcia, Cardone, poi Zetetto, centrale Paganini per la tripletta, e sono tre, tripletta di Paganini, 9-3. Cerbone, Pipolo, spinta, bussola, mezzo, via Cerbone, palla sinistro, Padu, Cerbone, ancora in mezzo, Paganini per il poker, ancora poker di Paganini, 10-3 e finisce qua, sì, vince il Barcellona, 10-3. Allora, finita qua la partita, 10-3 per il Barcellona, partiamo prima da te Marco, allora, partita che è iniziata bene, sì, infatti, questo possiamo dirlo, squadra un'altra totalmente cambiata. Sta tornando a Parigi, si vede. Allora, che dire Marco? Parliamo un po' seriamente. Allora, come ho detto, avete iniziato bene, poi ovviamente non siete riusciti a mantenere i loro ritmi. Abbiamo iniziato bene perché stavo a Porto.
nel momento in cui sono uscito dalla porta abbiamo preso 10 gol, quindi credo che abbiamo trovato il ruolo. Però a parte gli scherzi è difficile organizzare una ogni domenica una squadra, un altro gol. Purtroppo il Paris Saint-Germain ha abbandonato. Dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per cercare almeno di arrivare in Europa, perché con un punto nell'Elite non so neanche se arriva in Europa League. E detto questo, fra fortissimi, loro giocano benissimo. Spero che loro vincano la Champions, perché sono simpatici e sono forti, sinceramente. Quindi mi fa piacere che hanno fatto 10 gol a noi. Bravi ragazzi. Ciao Marco. Allora vi faccio un appello. Vai. E poi me lo vado. Vai. Dico una cosa ai miei attaccanti che giocano con me. Imparate a segnare. Difensore centrale, punta, 4 gol. Allora, detto questo, che elite è stata, visto che voi adesso avete finito di tutte e 9 le partite. 15 punti, prima edizione per voi. Per te che elite è stata? Sicuramente è stata un'elite molto combattuta, perché ci sono squadre molto in gamba. E noi ce l'abbiamo messa tutta, credo, anche se qualche partita sono stati molto alti e bassi, perché quando prendiamo gol ci smontiamo proprio noi, nel gergo napoletano. E niente, spero che in Champions possiamo migliorare, perché abbiamo tanto da migliorare, che sicuramente ci saranno squadre molto, tutte squadre forti, e quindi niente, spero che possiamo vincere questo torneo. Scusate se mi intrometto, sì. Aggiungo, sarei l'arbitro di stasera, squadra oltre a essere molto seria, dal punto di vista disciplinare per me la migliore su questo torneo. Bella. Ti ringrazio. Bel complimento. Chi dedichi questi 4 gol? Dedico questi 4 gol a Giuliano Tortora, che tornerà per la Champions molto in forma. Ciao. Ciao.